I riflettori del governo sono puntati su Firenze e sulla tragedia successa in via Mariti con il crollo di un pilone nel cantiere di Esselunga che ha causato vittime e feriti gravi. La ministra del lavoro Maria Elvira Calderone si è recata in visita al luogo dell'accaduto portando un mazzo di fiori accompagnata dal sindaco Dario Nardella, dal presidente della regione Eugenio Giani e da altre autorità istituzionali. Ha rinnovato il suo impegno ad adottare misure che prevengano incidenti di questo tipo e che regolino il mercato degli appalti, dei subappalti e delle ditte costruttrici per maggiore trasparenza e maggiore sicurezza dei cantieri e soprattutto dei lavoratori. Noi presenteremo un pacchetto di misure che partono dal contrasto al lavoro sommerso, al caporalato, quindi al lavoro irregolare, certamente si estendono anche al settore degli appalti e della corretta applicazione dei contratti. Poi avevo bisogno di venire qui, anche perché bisogna comprendere o cercare di capire in che modo poi le norme, ciò che scriviamo e facciamo, poi veramente possa essere utile ed efficace. Il sindaco Dario Nardella ha molto apprezzato la visita della ministra del lavoro, che è stata un chiaro segnale di vicinanza e di partecipazione, e ha dichiarato di voler fare tutto ciò che è nelle sue competenze affinché si adottino delle corrette pratiche di assegnazione degli appalti e di garanzie di mantenimento dei protocolli antinfortunistici. Dopodiché in prefettura spero che ci saranno degli elementi su cui poter davvero riflettere, perché questi sono episodi inaccettabili, gravissimi. Siamo a 145 morti sul lavoro solo nel 2024. L'anno scorso si è raggiunta la media di circa 4 morti al giorno, stando all'Osservatorio di Bologna, e questi fatti sono inaccettabili. Le persone sono stanche e anche noi siamo stanchi, esasperati, oltre ad essere anche molto addolorati. Occorrono ora delle iniziative concrete.